un'altra striscia nera lucida, una ferita di petrolio sul mare, inferta da una petroliera, stavolta al largo della costa nord-occidentale della Spagna. La Prestige, un vecchio modello, sarà proibito dal 2015, aveva in pancia 77.000 tonnellate di greggio. Se non si blocca la perdita, sarà uno dei disastri più grandi, simile a quello della Braer, che sulle coste dello Shetland nel 93 provocò 1.500 miliardi di danni e distrusse un intero ecosistema. Ma la nostra memoria si perde in tanti buchi neri sul mare, in un susseguirsi di pellicani spalmati di olio scuro, scaraventato da vecchi barconi con lo scafo bucato, incapaci di stare a galla in mare agitato. Come quella bomba ecologica chiamata Petroliera Erika, caduta nel 99 sul fondo del mare Bretone con le sue 20.000 tonnellate di olio combustibile, recuperabile solo al 10%. Quali sono le cause di tutto questo? L'invecchiamento delle flotte internazionali, che fa risparmiare denaro ma spreca ambiente. L'Europa vorrebbe ispezionare almeno il 25% delle petroliere che passano nei nostri mari, ma non ha i mezzi. Si può solo sperare in rimborsi in denaro, a catastrofe avvenuta, previsti da un vecchio provvedimento del 71.